Sentiero Arciduca Albrecht. Direzione Cascate di Mezzo. E forse, chissà, al Tucket. Percorso Winter Tour numero 11. Strada che risale forestale verso Campiglio è nota per rischi valanghivi, infatti è chiusa. Siamo arrivati alle Cascate di Mezzo. Casinei, raggiunto in 2 ore e mezza. Bocca di Tucket. Bravo amore! Eccolo! Amore, dillo un po' te dove siamo arrivati. Al Tucket! Prima volta in invernale! Con le ciaspole, la ciaspolatrice numero 1 del Trentino. Voglio esagerare. Ararara. Che vista, che giornata. Slow and steady, aware of all that is beautiful. The curse, bocca di Tucket. Give me courage in the face of that great unknown, and when the darkness comes, help me to see. 8 km e mezzo, un po' meno di 4 ore. Of the time that won't cease to tick by, whether we seize it or I leave it, so no reason not to try, except the fatigue that leaves the streak of red. Pronti per la discesa, Lucia? There's more to this existence, since the milestones on the list, and when I disappear into the wild, where I know they won't be missed. Move slow and steady, aware of all that is beautiful, that the curse fall at my lover's feet. Oh, siamo di ritorno al rifugio Casinei. Siamo a 1850 metri, dobbiamo scendere fino a Vallesinella, che sarà sui 1600 metri più o meno, e poi di ritorno al paese di Campiglio. Qua sotto c'è il pezzo più ripido, brutto, per cui consegniamo questo giro a sci alpinisti che sanno cosa fanno, e a ciascolatori
pro expert come la Lucia. Still, there's not more quibbling thought than knowing you love me at my worst. When I'm being insecure, when every symptom of the curse, I will try to remember to remind you that it's still me, little bird. Cause there's beauty where we've been, and yes, there's beauty where we are. And though every day's a hurricane, you can find a refuge in my arms. So instead, aware of all that is beautiful, let the curse fall at my lover's feet. Siamo nella tratta finale del sentiero dell'Arciduca che ci riporta a Madonna di Campiglio. Come vedete si finisce in una buca e quindi tocca ripellare con somma gioia della stanchezza. Però, che dire, è stata una uscita molto bella. Ho trovato una giornata fantastica, la neve non era neanche male a sciare. Molto bello, molto bello. Ve lo consigliamo assolutamente. Vi lascio sotto nei commenti la traccia GPS, qualche descrizione, i riferimenti utili. Ecco, mi raccomando, sappiate che è un giro impegnativo, quindi se lo affronterete, attrezzatura valanga, attrezzatura di pronto soccorso, dotazione invernale, ciascole o scialpinismo. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao! You make your right.